Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video svuota la spesa della settimana. Cominciamo subito, siamo andati come al solito Eurospin e Lidl, abbiamo preso giusto qualcosina perché avevamo già roba in frigo, quindi giusto le cosine che mancavano. Allora, cominciamo con Lidl. Allora, entrando nel negozio c'erano nuovamente in promozione questi pacchettini, diciamo, di mix di cereali. Sono 8 pacchetti di cereali misti e li avevo già presi un'altra volta, mi erano piaciuti tantissimo. Ora come ora non li posso mangiare, però magari li può mangiare Andrea nello yogurt la mattina o comunque sia più in là, perché mi erano piaciuti davvero tanto. Sono un mix di tutti i loro cereali, come vedete, ed è giusto una porzione da colazione, diciamo, e quindi li ho voluti riprendere, erano in offerta e li ho ripresi. Poi, sempre Lidl, abbiamo preso il nostro amato aceto balsamico, che è finito anche stavolta, va via come l'acqua. È buonissimo quello, se non l'avete mai provato, provatelo. Poi ancora, un filone di semola, buonissimo. Una pagnottina di questo pane da segale. Poi era in promozione la Philadelphia, quindi ne ho comprato una confezione sola perché a sto giro Andrea ha fatto un po' il pieno, quindi la tengo di scorta in frigo, tanto scadenza lunga e magari la mangio anche io stavolta. Poi ho visto in promozione nell'app questo affettato di manzo, io non l'ho mai provato. Non lo so, penso sia un misto tra una bresaola e un salame, però dice che ha al massimo 3% di grassi, quindi ho voluto provare a prenderlo per fare la piadina, perché mi incuriosiva, non so come sia, non l'ho mai assaggiato, lo proverò, anzi se voi l'avete già provato fatemi sapere com'è e se a voi piace, comunque lo proverò a breve anche io. Poi c'era in promozione questo macinato magro di bovino, ne ho approfittato così poi uno di questi giorni mi farò magari una zucchina ripiena, che in questo periodo mi piacciono tanto, oppure anche degli hamburger, delle polpette, ed era molto magro questo. Era in promozione perché è da consumare entro il 18, ma tanto io lo congelo e sono a posto. E questo veniva anziché 3,49€, 2,44€. Poi, ultime cosine, abbiamo preso una confezione di carote, erano in promozione quelle da 800 grammi se non sbaglio, ma io preferisco queste da chilo, le trovo più saporite, quindi ho preso queste. Come omaggio del cancello e vinci dello scontrino passato c'erano questi stecchini, quindi ne ho approfittato e ho preso gli stuzzicadenti, non stecchini, non li chiamano stecchini ma sono stuzzicadenti. E ultima cosina, ho ricomprato una schirella, l'ho assaggiata, mi è piaciuta, non è chissà cosa, diciamo che è come se fosse una mozzarella più dura e in sapore, però dato che ce l'ho nella dieta l'ho ripresa perché può passare, può andare bene. E con la Lidl abbiamo finito Eurospin. All'Eurospin c'era in offerta questo maxi pacco di carta igienica. Sinceramente mi stavano imbrogliando perché nello scaffale non c'era il tagliandino dell'offerta. Io nel volantino l'avevo visto, però hanno cambiato anche il packaging, quindi io non lo riconoscevo. Poi ho visto il prezzo normale, e l'ho portato alla cassa e ho chiesto se fosse questa promozione ed era questa. Se non sbaglio questi qua sono, allora sono 12 rotoli da 3 veli e veniva anziché 2,89, 2,29. Poi abbiamo comprato queste fettine di spalla a fette, spalla di reale. E a me piace tantissimo questa carne così, ed era in promozione anche questa, 7,99 al chilo. Poi era in super promozione anche il grana padano, e se non sbaglio era a 7,90, una roba così, 7,95 al chilo, quindi ne abbiamo preso un trancio. Poi abbiamo preso due di questi iceberg, che erano in promozione anche questi, se non sbaglio 89 centesimi.
una confezione di questi funghetti champignon, penso che li farò stasera a cena. Poi c'era in promozione il Dexel multisuperficie, questo qua, che è super profumato, io lo uso tantissimo sia per pulire la cucina, i mobili, io mi ci trovo benissimo perché ha un profumo buonissimo, rilascia un profumo in tutta la casa per giorni e pulisce bene. Io mi ci trovo benissimo, era in offerta a 99 centesimi e quindi ne ho fatto scorta e l'ho ricomprato. Ne avevo già uno senza aprire, uno iniziato e ne ho comprato un altro. Poi ancora c'era in offerta l'olio di semi di girasole, ne ho preso una bottiglia così giusto per averla di scorta. Noi non friggiamo tanto, io soprattutto perché essendo a dieta non sto facendo fritto in questo periodo, ma con questo caldo sinceramente neanche ad Andrea avevo voglia di mangiare fritto, però per averlo sempre in casa non si sa mai, l'ho preso. Poi abbiamo preso un bel po' di banane, anche se sono verdi, tanto ne abbiamo ancora delle altre, quindi queste le lasciamo ancora un po' maturare e poi ce le abbiamo di scorta. Ho voluto prendere poi due zucchine, solo due perché tanto ne ho altre per farle in padella o al forno, però ne ho voluto prendere due di queste grosse così in modo da poterle spolpare, diciamo, e farle ripiene col macinato, perché sono buonissime, a me piacciono tantissimo le zucchine ripiene. Ultime cosine, c'erano in offerta delle cose di cartoleria, non ho trovato granché, avrei voluto prendere la taglierina perché c'era la taglierina, diciamo quella fissa con i centimetri, ma non c'era nel mio Eurospin, però ho trovato queste penne che io adoro e quindi le ho approfittate e le ho prese. Le penne sono queste qua della Staedtler e le ho prese sia nere, blu e infine rosse. Quelle nere e quelle blu sono in confezione da 5, mentre le rosse sono in confezione da 2. E niente, la spesa era tutta qui. Io vi saluto qua, mi scuso se non sono tanto presente, ma con questo caldo sinceramente sto facendo meno video, sto facendo anche meno cose in casa perché faccio giusto l'essenziale, così una spolverata, una lavata, una pulita, veloce veloce, ma non ho la forza di mettermi a registrare ogni volta perché c'è troppo caldo. E niente, quindi io vi saluto qui, vi mando un grosso bacio, vi ringrazio come sempre di aver visto anche questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!